Vabbè, allora, come in tutte le assemblee serie, i lavori vengono introdotti dal Presidente, quindi la parola a Massimo Trapletti. Caro Presidente Sangalli, gentilissimi rappresentanti delle istituzioni, cari amici, cari colleghi, benvenuti alla 12ª edizione degli Stati Generali del Vending. Inizio con un doveroso ringraziamento, lo hai fatto tu per noi e noi lo facciamo per te, per il nostro Presidente della Confederazione Carlo Sangalli, che come ogni anno è qui presente e porta non soltanto i saluti e gli incoraggiamenti al nostro settore, ma ne ascolta le esigenze e le richieste. Grazie Presidente. Ringrazio poi i rappresentanti delle istituzioni presenti e permettetemi di ringraziare anche quelli che non ci sono, ma che abbiamo incontrato nell'ultimo anno, perché abbiamo registrato un atteggiamento nuovo verso il mondo dell'impresa e delle associazioni che lo rappresentano. Un atteggiamento positivo di ascolto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori, pur nel pieno rispetto dei propri ruoli. Sembra infatti lasciato alle spalle, speriamo anche per sempre, quel periodo caratterizzato dal disinteresse verso le imprese e dal sospetto verso le associazioni che le rappresentano. Ringrazio infine tutti voi, amici e colleghi, per la vostra numerosa presenza agli Stati Generali. Restituisce ogni anno un'immagine precisa del nostro settore, che soprattutto lo fa anche per il nostro Paese. Sì, perché va ricordato che la distribuzione automatica è un made in Italy, un settore in cui l'Italia è leader a livello internazionale. Innanzitutto i distributori automatici sono un prodotto della tecnologia italiana fabbricati nel nostro Paese ed esportati in tutto il mondo. E come tali vanno tutelati in particolare dalla concorrenza esterna all'Europa, che spesso presenta sul mercato europeo, si presenta con macchine che talvolta non rispettano neanche le normative, quali per esempio l'etichettatura energetica o gli F-gas. Esiste infatti un problema di controlli. I controlli italiani, i prodotti italiani quando sono esportati all'estero, sono sottoposti a certificazioni e controlli alle volte estenuanti, con merci che rimangono nelle dogane per mesi. Mentre in Europa vediamo entrare prodotti asiatici e non, senza che ci sia l'analogo controllo e verifica all'arrivo sul territorio. Pertanto la prima cosa che chiediamo ai rappresentanti delle istituzioni qui presenti è che il nostro Paese si faccia promotore in Europa di maggiori controlli doganali in entrata per le attrezzature e più in generale per tutte le merci che vengono dall'estero. Non vogliamo certamente limitare l'entrata dei prodotti esteri in Italia, ma vogliamo giocare tutti con le stesse regole, almeno per quelle normate, per le quali tutti noi siamo chiamati a fare investimenti continui per adeguarci. Siamo già penalizzati per i costi della manodopera, molto diversi dai loro, e dai costi delle materie prime che molto spesso compriamo dal Far East. Perlomeno chiediamo che rispettino le nostre stesse certificazioni. Secondariamente, oggi in Parlamento si discute del disegno di legge del Made in Italy. Occorrerebbe tutelare, come giustamente è stato fatto per altri settori, quello della ceramica e quello della nautica, anche il vending, magari istituendo dei distretti nel nostro settore. Ad esempio in Lombardia ce n'è uno, ma in Italia non certamente è l'unico. Peraltro la leadership europea del nostro settore è riscontrabile anche nel comparto delle fiere. La nostra associazione infatti organizza ormai da oltre 20 anni una fiera che si chiama Venditalia e che è la principale vetrina internazionale della tecnologia e dei prodotti alimentari italiani. Quest'anno la competenza del team di Venditalia è stato chiesto anche all'estero, in Francia, dove insieme all'associazione francese NAVSA abbiamo fatto rinascere la fiera del vending a Parigi, che oggi si chiama Vending Show. Le fiere internazionali come Venditalia sono una grande opportunità per le imprese italiane di accedere ai mercati internazionali. Perciò vanno sostenute, secondo noi, in due modi, sia finanziandole, in modo che crescano soprattutto a livello internazionale,
sia aiutando le imprese che espongono per far sì che anche le piccole e medie imprese possano cogliere l'opportunità di parteciparvi. Negli ultimi anni, lo strumento che ha promosso meglio l'innovazione della tecnologia nel nostro settore e che ha permesso a tutto il comparto di accelerare nel ricambio generazionale della tecnologia è stata la transizione 4.0, che ha incentivato l'acquisto di distributori automatici nuovi interconnessi. L'interconnessione permette lo scambio di informazioni in tempo reale tra le vending machine e l'azienda che le gestisce, consentendo di controllare da remoto alcune funzioni della macchina e fare una manutenzione o un rifornimento predittivi, migliorando così il servizio e massimizzando la soddisfazione del cliente. Purtroppo la riduzione del credito d'imposta dal 50% del 2021 al 20% del 2023 ha ridotto drasticamente tali investimenti, in seguito anche al fatto che, come dicevano prima, non abbiamo ancora raggiunto il fatturato del 2019, dovuto allo smart working. Guardiamo quindi con fiducia al nuovo piano transizione 5.0, nella speranza che rifinanzi anche attraverso i fondi del PNRR, uno strumento che aveva portato buoni risultati al nostro settore e più in generale a tutto il comparto economico italiano. La definizione del Made in Italy che affianchiamo al nostro settore, però non si è giustificata solo con la produzione nel nostro paese delle vending machine, ma anche con la rete distributiva. L'Italia infatti ha la più ampia catena distributiva automatica in Europa, 835.000 distributori installati in tutto il territorio italiano, più della Francia che ne ha 630.000 e più della Germania che ne ha 613.000. E questi 835.000 distributori automatici sono installati e gestiti da 3.000 società che danno lavoro a più di 33.000 lavoratori, senza considerare l'indotto delle società che producono i prodotti alimentari e le bevande. Le imprese di gestione della distribuzione automatica sono una realtà capillare presente in tutte le province italiane e svolgono un'importante funzione sociale: portare ristoro anche in luoghi dove non ci sono altri punti di vendita alimentari, come caserme, ospedali, ma anche fabbriche, uffici e luoghi di transito. Le imprese di gestione hanno sofferto molto delle chiusure, prima dovute al Covid e poi allo smart working, che ne ha ridotto il fatturato, lasciando invece inalterati i costi. Ciò nonostante, stanno affrontando, anche con il supporto dell'associazione e di Ernst & Young, le cosiddette transizioni digitali e sostenibili. Transizioni difficili, in particolare per un comparto fatto in prevalenza da piccole e medie imprese, che stanno investendo molto dei loro guadagni per adeguarsi ai cambiamenti che il mercato e le istituzioni gli stanno chiedendo. In questo panorama mi riallaccio allo slogan della nostra Premier onorevole Giorgia Meloni, che ha lanciato all'inizio dell'esperienza di questo governo, ossia non disturbare chi lavora e produce ricchezza. E in questa assise chiediamo ai rappresentanti delle istituzioni presenti di aiutarci a rimuovere quegli impedimenti che stanno rallentando la ripresa del nostro settore ed in particolare il decreto 179/2012, poi modificato nel decreto legge 36/2022, che ha introdotto l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici. Qui la doverosa premessa che il nostro settore è il primo dei comparti commerciali che dal 2017 invia dati e dei corrispettivi elettronici all'Agenzia delle Entrate e quindi non ha un problema di compliance fiscale. Detto questo, il decreto in questione è vecchio di oltre 10 anni. E prevede come strumenti per il pagamento elettronico solo carte di credito, carte di debito e prepagate. Ma negli ultimi anni i pagamenti elettronici si sono dematerializzati. Il mobile payment, ossia le cosiddette app di pagamento, sono il sistema che si sta diffondendo di più anche nel nostro settore. Più del 24% dei distributori automatici installati presentano già questo sistema. A questo proposito abbiamo presentato una proposta per ampliare gli strumenti del decreto, aggiungendo quelli a spendibilità limitata, come le app del nostro settore, che sono tracciate fiscalmente. Infine,
Sempre lo stesso decreto prevede che l'obbligo dei pagamenti elettronici non si applichi nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Tuttavia, questa impossibilità tecnica non è stata mai definita. Per quanto ci riguarda, alcune delle nostre vending machine hanno profili di impossibilità sia per motivazioni meramente tecniche, mancanza di connessione o tecnologie che non possono sopportare un POS, sia per motivazione economica, perché in alcuni casi le macchine incassano talmente poco che il POS, l'installazione del POS, le renderebbe antieconomiche. In relazione invece alla transizione sostenibile, da 3 anni stiamo lavorando all'interno del gruppo di lavoro del Ministero dell'Ambiente ICAM, della distribuzione automatica, che sono i criteri ambientali minimi. Il documento nato all'epoca del ministro Costa risentiva di un approccio di ideologica opposizione ai distributori automatici. Le prime versioni dei CAM del nostro settore miravano di fatto ad eliminare i distributori automatici dalla pubblica amministrazione, anziché aiutarli a fare una transizione sostenibile. In questo senso, con l'avvento del nuovo governo, l'approccio del Ministero dell'Ambiente è radicalmente cambiato. C'è stato un maggior ascolto e un'apertura al dialogo, che ha consentito di rendere il documento uno strumento per orientare le imprese alla gestione sostenibile del servizio, non certo a danneggiarle. Di questo vogliamo ringraziare il Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Vagna Gava, che, come ricorderete, lo scorso anno in questa stessa assisi ci aveva promesso un cambio di rotta, che effettivamente si è realizzato. Tra poco sentiremo a riguardo un video messaggio del mio Vice Ministro, che, sebbene sia a Rimini per la Fiera di Ecomondo, ci ha tenuto a salutarci e ad annunciarci in anteprima che i nostri CAM sono stati firmati ieri e che il testo sarà disponibile a breve. Sempre sul tema della transizione sostenibile, invece, sono molte le preoccupazioni del nostro settore, e non solo, per il nuovo regolamento sugli imballaggi europeo, detto anche PPWR. Questo regolamento presenta diversi punti critici, a partire dallo strumento normativo proposto, poiché la scelta del regolamento e non di una direttiva penalizza specifiche peculiarità e investimenti di alcuni Stati, tra cui l'Italia, che sul fronte degli imballaggi ha già raggiunto il 74% del riciclo, superando il target europeo del 65% previsto per il 2025. A questo proposito si segnala che il comparto italiano della distribuzione automatica ha dato vita, unico in Europa, ad un progetto di economia circolare chiamato Revending, volto al recupero e riciclo di bicchieri e bottigliette in plastica promosso da Confida insieme ad Unionplast. Ad oggi sono stati installati in aziende, scuole, università e uffici pubblici in tutta Italia più di 13.000 cestine che raccolgono e riciclano plastica di distributori automatici, consentendo un risparmio di oltre 1.000 tonnellate di CO2 all'anno. La PPWR, invece, punta alla riduzione e eliminazione degli imballaggi, sulla valorizzazione dei prodotti sfusi, sui contenitori da riutilizzare attraverso l'introduzione vincolante e restrittiva di forme e modalità di cauzione, inapplicabili nella distribuzione automatica. Una scelta che vanificherebbe molti degli sforzi e gli investimenti che il nostro Paese e il nostro settore ha fatto negli anni e obbligherebbe le nostre imprese di gestione a dover investire in strumenti e attrezzature che penalizzerebbero ulteriormente il conto economico senza aumentare minimamente le vendite. Infine, l'ultimo degli impedimenti che non consentono al nostro settore una piena ripresa sono le concessioni pubbliche del nostro servizio, che i gestori del vending pagano per installare i distributori automatici nelle pubbliche amministrazioni. Questi canoni negli anni sono cresciuti sempre più, obbligando i gestori in alcuni casi a pagare canoni fissi garantiti troppo alti rispetto al fatturato, e in altri a gareggiare con regole che prevedono la doppia leva del più alto ristorno e del più basso prezzo, tanto da far diventare molte concessioni pubbliche antieconomiche. Bene, occorrerebbe trovare un nuovo equilibrio nelle concessioni pubbliche del nostro settore. I canoni devono essere proporzionati rispetto ai consumi reali consuntivati, che specie nelle strutture sanitarie dopo il Covid non sono più tornati al livello del 2019,
mentre le pubbliche amministrazioni ancora richiedono gli stessi canoni. Oltre a questo, va eliminata la doppia leva, che non permette agli attori di poter rendere redditizie le concessioni. D'altra parte, tutto questo accade nella maggior parte dei paesi europei. Questi sono i principali temi che verranno approfonditi dai nostri presidenti durante la tavola rotonda che seguirà. In questa edizione dei nostri Stati Generali, infatti, l'innovazione e sostenibilità saranno le due parole chiave che ricorreranno nei temi che verranno trattati. Ed il punto di vista sarà quello dei protagonisti della filiera della distribuzione automatica e pertanto il titolo di quest'anno mette il vending al centro. E sugli argomenti trattati nel mio intervento che chiediamo un confronto con le rappresentanze delle istituzioni presenti, perché è da assisi come questa che possiamo spiegare meglio il nostro punto di vista e farlo conoscere a voi che giustamente non potete avere una visione generalizzata di tutti i settori dell'economia italiana, in particolar modo di quelli che sono veramente il Made in Italy. Grazie a tutti dell'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente.